Un luogo che vive solo nel ricordo, il nostro inutile giardino. Francesca Mazza, è così anche per Lyubov Andreevna, ed è così difficile, lasciarlo. Che sia difficile, sì, per Liubov è difficilissimo lasciare questo giardino e certamente non è un luogo inutile per lei, perché al giardino sono legate le sue memorie, la sua infanzia e soprattutto un evento molto traumatico che è la morte del figlio. Ma non fa niente per tenerlo e quindi c'è questa contraddizione nel ruolo che io interpreto di questa persona che ha tutta una serie di legami, di nostalgie, di affettività, ma che di fatto rimangono così ferme e senza l'azione che servirebbe a salvare le memorie, l'affettività e i ricordi di giovinezza, insomma. Quindi è lì, si lascia vivere in modo incosciente, anche con una certa allegria in certi momenti, con una certa noncuranza di quello che accade, come se in qualche modo le cose accadessero, e quindi un termine che Leonardo usava per aiutarci in questo lavoro rispetto al mio personaggio, ma un po' rispetto a tutta la vicenda, era rotolare. Lui ci chiede di rotolare su tutto quello che accade, rotolare senza fermarsi, senza riuscire a trattenere quello che potrebbe salvare. Orietta Notari, è così anche per quella che in questo allestimento di Lidi è la sorella di Lyubov, cioè Lenia. Čechov l'ha pensata per un Per un uomo, uomo, però il sì. punto di vista credo sia quello. Sì, Leonardo l'ha fatto diventare il personaggio di Gajev, Lenia, che è una donna, ma non so, cioè, mi sembra che sia stata una scelta interessante e il legame con la sorella rimane vivo, rimane sempre. Anche per Lenia, anche per Lenia vale quello che ha detto Francesca poco fa, e cioè anche Lenia ama quel giardino, ama quella proprietà, ama quella che è stata la loro infanzia, la loro vita, la vita di quelli che le hanno precedute, ma non fa nulla per tenerlo, non lo fa veramente, cioè si dà da fare a parole. Pensa, rimugina, ma di fatto non fa niente neanche lei. Rotola, rotola ancora di più in questa eterna fanciullezza, inseguendo le sue poesie come poeta, Poetry Slam, questi che improvvisano le poesie sul momento, no? E però sì. Rotola, anche lei si lascia andare e alla fine quello a cui tiene tanto se ne va, finisce. Mario Pirrello, Lopakhin, il giardino lo vede da fuori, non da dentro, e quindi il suo sguardo probabilmente è diverso. Lui è venuto per acquistarlo, non per tenerselo. Ma no, per me principalmente Lopakhin è venuto per cercare di rendere utile un luogo che è da tanto tempo inutilizzato, cercando di spronare le persone a cui in un modo o nell'altro è molto legato, seppur da legami all'epoca di servitù, suo padre, suo nonno, e in qualche modo anche lui ha riverberato di questi legami, è strettamente legato emotivamente, ad esempio, a Liuba, e per due atti su quattro cerca di convincere Liuba ad agire, a prendere le decisioni giuste per far sì che il suo giardino possa vivere, anche seppur in una trasformazione, ma in una utilità, di fronte al fatto che non c'è un'azione da parte loro, allora in una frazione di secondo, a mio avviso, decide di comprarlo, quando lui è all'asta.
Lenia, in questo caso, ha pochi soldi. Lui i soldi ne ha, li aveva messi a disposizione, in questo caso delle sorelle, sicuramente di Liuba, e in quel momento lui dice: va bene, ci penso io, lo acquisto io. In questa dinamica preferisco pensarlo, perché penso che l'Opakin, certo, ha una mente da contadino e cerca sempre l'utilità in quello che fa, ma è onesto quando cerca di convincere Liuba a prendersi cura di ciò che ama.